Venite a me e io vi darò ristoro. Anche per noi ci sono momenti di stanchezza e di delusione. Allora, ricordiamoci queste parole del Signore, che non solo ci consolano, ma ci fanno capire se stiamo spendendo le nostre forze al servizio del bene. Infatti, a volte, la nostra stanchezza è causata dall'aver posto fiducia in cose che non sono l'essenziale e che ci allontanano da ciò che vale realmente nella vita. Il Signore ci insegna a non provare paura nel seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà mai delusa. Ci invita a rivolgerci a Lui, a mettere nelle sue mani il nostro vissuto. Purtroppo, l'attitudine più frequente da parte nostra è invece quella della lamentela, della rassegnazione o dell'espediente per cambiare la situazione in cui ci troviamo, tenendo Dio lontano da noi. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia e sentirsi bisognoso della misericordia di Gesù. E quando noi ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, sappiamo essere misericordiosi con gli altri. La parola che oggi ci suggerisce il Vangelo è essere nelle mani di Dio.